Recentemente mi è venuta l'idea di creare una playlist in modo collaborativo con i follower delle playlist sul gioco Borderlands 3 e uno Tube 303 ha avuto una bella idea. Ha subito messo in pratica il concetto di playlist collaborativa, bravo. E cioè di rendere disponibile un link o un ambiente di condivisione di idee, suggerimenti e quant'altro può interessare a quella community. E ho pensato allora di realizzare un forum utilizzando la piattaforma Google e in modo naturale mi è venuta quindi l'idea di farci sopra un video. Partiamo. Si inizia dalla pagina Google Groups a cui sto accedendo. Ovvio che serva un account Google. Ecco fatto. Poi clic qui sul bottone Crea gruppo. Nome del gruppo. Nel mio caso non può essere che Bondeland 3. Questo campi mail è abbastanza interessante perché è una specie di mail condivisa tra tutti gli appartenenti al gruppo. Google propone un identificativo in automatico, ma voi, volendolo, potreste anche cambiare. È molto semplice. Chiunque potrà scrivere a questo indirizzo, che in realtà è una mailing list, e tutti gli altri membri del gruppo riceveranno il messaggio. Una descrizione breve, non obbligatoria, poi la scelta della lingua e a seguire una scelta importante la tipologia del gruppo. Per creare un forum, ovviamente la scelta sarà questa qui, forum web. Questo di per sé non scade nel meccanismo delle mail, quindi comunque c'è la possibilità di ricevere aggiornamenti via mail. La prossima sezione coinvolge aspetti potenzialmente delicati, per evitare situazioni di spamming, troll e cose di questo tipo. Dipende un po' dal target. Vogliamo essere visibili a chiunque sul web, ok, oppure soltanto a gruppi di utenti selezionati. Dipende anche dal tempo che avete per moderarlo. Per il mio tipo di gruppo procedo in modo ibrido. All'inizio lascio aperto, quindi chiunque potrà iscriversi, vedere, fare un po' tutto. Poi, se vedo che la cosa diventa ingestibile, potrei restringere e prevedere un meccanismo. Scrivimi se vuoi essere aggiunto. Ed eventualmente limitare l'operatività di utenti e creare moderatori, amministratori. Tutto qui, poi completate con un clic su Crea. Mm. Fatto, il gruppo è stato creato. Potete anche scegliere, in base al vostro criterio di privacy, se utilizzare il vostro nome completo collegandolo magari addirittura al profilo Google, oppure, profilo più basso, che è quello che scelgo, di utilizzare un nickname che per me è ovviamente F. Camus, salvo le modifiche. Al login su Google Groups troverete poi nell'elenco i vostri gruppi e da questo pannello di controllo sarà facile gestirli o gestire i suoi membri e riparametrare tutte e anche altre delle opzioni che abbiamo visto prima. Gestisci gruppo, e siamo ancora al pannello iniziale, ma potremo andare in dettaglio a gestire i membri, un elenco completo, al momento ci sono solo io, invitare membri, inserendo qui gli indirizzi e mail corrispondenti, separandoli con una virgola. Chi riceve l'invito non c'è l'automatismo, dovrà dire ok mi interessa e accettare prima di iniziare a ricevere messaggi c'è anche un timeout di una settimana. Questo invece, come suggerisce anche il riquadro giallino, da usare con cautela, per non creare imbarazzi, e equivoci, per aggiungere direttamente, senza conferma, persone al gruppo. Farlo solo quando avete confidenza con le persone che aggiungerete. A seguire gli inviti in sospeso, cioè già inviati e per i quali state aspettando l'adesione. Se deciderete di rendere visibile per le ricerche sul web il vostro gruppo, qualcuno vi troverà vi verrà una richiesta di iscrizione. Ecco, le vedete qui. Da questo pannello, potete poi accettarle tutte o in modo selettivo. Poi messaggi in attesa di essere gestiti. Le impostazioni per le email, in modo da consentire che le riceve di identificarle e smistarle con efficienza, scegliendo un prefisso per l'oggetto, della mail, note a pagina, eccetera. Questa parte è delicata. Dipende poi anche da quello che state facendo. Io sto sul preventivo dicendo di mostrare solo il nome e il nickname in pratica. E mantengo la scelta di non visualizzare. Diversamente dovremmo spuntare questa casella. Dicevo di non visualizzare i nomi e indirizzi email. Opzioni di moderazione. Eh, anche qui dipende da chi partecipa e come va la gestione in generale. Io un momento sto sul mi fido, poi vediamo come va. Mm, sì, poi relativamente ai tag, scegliere di obbligare gli utenti a inserire almeno un tag che descriva la natura del loro intervento e cose di questo tipo, lascio stare. Categorie. Questo è invece è interessante perché permette di recuperare velocemente i post che interessano. Armi leggendarie, sto pensando ovviamente alla playlist per Borderlands 3, disponibilità per il matchmaking, bisogno di farmare, di livellare un personaggio, disponibilità a scambiarsi le armi abilito le categorie con un click. Aggiungiamo un paio di categorie, match making, scambio armi e fermiamoci pure qui. Ricordatevi di salvare. Poi vedremo se chi posta sarà davvero obbligato a scegliere una di queste due. Passiamo alla sezione autorizzazioni. Di base qui se volete farvi trovare da chiunque Invisibilità del gruppo, metterete chiunque sul web, altrimenti soltanto i membri che già appartengono a questo gruppo. Visualizzare argomenti, direi tutti. Postare, direi tutti i membri del gruppo. Chi si può unire al gruppo, chiunque può chiedere, o chiunque sul web, insomma penso che non c'è grande differenza. Salvo, ci spostiamo su autorizzazione di pubblicazione. Moderazione soltanto a gruppi selezionati, per il momento proprietari e amministratori, allegare i file sì, postare tutti i membri del gruppo, per il momento lasciamo sì, poi eventualmente si restringe e questo li lascerei così, così come sono. Ricordatevi poi di salvare. Moderazione, direi di lasciare proprietari e eventuali amministratori, va bene. Autorizzazioni di accesso, contatti proprietari. Eh? beh sì chiunque sul web, visualizzare i membri, tutti i membri del gruppo, le mail meglio tenerle un po' nascoste, va bene così visualizza gli argomenti, tutti i membri del gruppo, forse anche chiunque sul web, beh lascio così ruoli, ah sì, salviamo eh, ruoli, stavo dicendo, beh in partenza sono questi, quelli indispensabili non può mancare un proprietario, al limite anche più di uno. Se il sito lo state gestendo insieme a un gruppo di amici, un gestore, un ruolo gestore e di fatto sono gli amministratori che hanno piena libertà d'azione, ma non possono decidere, ad esempio, immagino di eliminare il forum, possono solo inserire, modificare, aggiungere, aggiungere utenti e cose di questo tipo. Beh, membro è colui che lo frequenta il forum per cui anche questo ruolo è indispensabile. Eventualmente se ne potranno creare degli altri diversificando le cosiddette capabilities, cioè quello che ciascun appartenente a quel ruolo potrà o non potrà fare. Almeno per il momento tralascio. Chiudiamo in bellezza con la sezione sulle informazioni. Beh in generale immagino sì, siamo ritornati ancora qui. Ho anche aggiunto nel frattempo una breve descrizione, poi opzioni di pubblicazione consente agli utenti di postare al gruppo sul web. Il resto a posto. Visibilità del gruppo. Chiunque sul web direi controllo dei contenuti. Sarà la scelta, sì, per tutti o per solo adulti, d'accordo. Personalizzazione della vista web, lasciamo perdere, avanzate. Eliminare il gruppo o reimpostarlo cambiando tipologia. Ok. Direi che ci siamo. Adesso provo con un altro profilo a cercarmi su internet per aggiungermi al, al forum e Tentare di postare qualche cosa prima, però potrebbe essere una buona idea andare ad inserire per ciascuna categoria un nostro messaggio di benvenuto come amministratore, ma non solo vorrei evitare la proliferazione incontrollata di nuovi thread discussioni, quindi tentiamoci all'inizio, cioè tutte le richieste in matchmaking diventeranno risposte a un mio messaggio iniziale, nuovo argomento, proviamo pubblica. Eccomi con l'altro profilo, provo a cercare questo gruppo nuovo anche se ci vogliono alcune ore, quindi potrei anche non trovare nulla. Borderlands 3F Camuso, giusto per. Infatti, nessun risultato trovato. Allora potremmo andare con l'indirizzo diretto, che andrò chiaramente a pubblicare nel commento dei video e magari sui primi anche come fumetto nel video stesso. Ecco, avendo dato questa possibilità posso auto unirmi al gruppo senza bisogno di passare per l'intermediazione ed accettazione dell'amministratore. Unisciti. Qui il nome con cui volete essere visti. Scegliete ogni quanto, al limite mai, ricevere notifiche. Nel caso preferiste andare direttamente voi a guardarvi le novità. Unisciti a questo gruppo. Siamo già all'elenco delle categorie. Non capisco questo messaggio perché in realtà sono già dentro. Provo nella categoria matchmaking. Ecco il post. Ne potrei anche creare di nuovi. Questo mi piacerebbe inibirlo. Poi magari ritorno un attimino a pensare come. Comunque, la cosa importante è che facendo clic qui ci sia la possibilità di rispondere. Ok, perfetto. Ho finito. A risentirci.